Bene, ecco qui siamo tornati di nuovo in diretta su Radio Impegno con la trasmissione Il Bel Tempo Siamo Noi. Noi siamo il gruppo volontari Federtrek. La notte è ancora giovane, come si dice, e quindi noi siamo ancora qui, non vi lasciamo. Vi lasceremo soltanto con una breve pausa musicale, ma vi diamo appuntamento nuovamente alle 5 perché abbiamo per voi ancora veramente tante sorprese, tanti contenuti interessanti e anche divertenti. Ma infatti adesso Ilaria sta provando chissà che cosa. Quindi anche lì ci sarà sempre il suo spazio, musica in cammino, e chissà, insomma, questi soundscape, ormai li ho chiamati così, questi vorremmo paesaggi farvi sonori. Vedere Ilaria, ma vedete soltanto la sua chitarra questo caso, e quindi se volete ascoltare nuovamente la voce dolce, perché questo è di Ilaria, ci risintonizzatevi più tardi. Vi diamo soltanto delle piccole anticipazioni, perché più tardi vi parleremo di quelli che sono i prossimi appuntamenti Federtrek, quindi assolutamente non potete mancare. Quindi, chi c'è? C'è la nostra consigliere proprio, esatto, Claudia, lei. Ma scusa, mi è venuta in mente un'idea adesso. Ma dov'è Claudia? Vogliamo fare ecco, questa empatia tra donne. Io non volevo credo fare che questo. Proviamo a chiamarla. Tanto trovate il numero. Poco. Io adesso non manca okay, poco. Allora mi dico, no, non si può dire in diretta, ce lo mostri? Sì, ce lo mostra, perché vogliamo fare uno scherzetto, dai. Vogliamo... Si possono fare gli scherzi alla radio? Dai, sì. Questo è un non risponde. Sì. Non dire, speriamo che non si spaventi. Ma adesso che ore sono? Senti, che ore sono? Dire, le 4 facciamo, e 20. Diciamo che la radio, non abbiamo trasmesso nulla. Ok, che purtroppo abbiamo sospeso le trasmissioni. Perfetto, perché i video non sono stati caricati, gli audio nemmeno, esatto. Il suo soprattutto. Ma perché appunto ricordiamo agli... Quindi non deve venire. Ai radioascoltatori di Città Futura, dov'è che ci vedono, Gabri? Allora, ci possono ascoltare su 97.7, quindi le frequenze di Radio Città Futura. Ci possono vedere le nostre facce in diretta streaming sul sito di Radio Impegno e sulla pagina Facebook di Radio Impegno. Quello che volevo dire, ricordando gli appuntamenti, facciamolo prima di chiamare Claudia, che magari poi siamo prese dallo scherzo, che dopo vi daremo anche delle ricette. Ebbene sì, quindi la versatilità è tale che qui proprio non sapete cosa aspettarvi. Chissà se ci porteranno qualche cosa. La versatilità, e adesso noi non mostriamo cosa abbiamo portato in studio, ma in studio abbiamo cioccolate di ogni possibile marca, ma le più prelibate. Assolutamente. E le tutta l'alimentazione sana per gli escursionisti. Certo, sì, infatti è quello. E quindi, insomma, è diciamo una radio del benessere. Sì. Diciamo che siamo pronte dopo questa lunga diretta a camminare per le vie di Roma. Scusa Chiara, adesso tu non lo dovevi dire, perché io ti potrei proporre 2 o 3 cammini. Certo, per domani. Ascoltiamo pure Claudia che ce ne dice qualcun altro. No, ma per domani, tra 4-5 ore. A chiacchierare, perché comunque io se qualche ascoltatore di Radio Città Futura ci vuole chiamare, io lo dico sempre, perché magari qualche nottambulo. Sì. Allora? Scusami, non riesco più a visualizzare, scusate questo piccolo momento. Anche i nostri milioni di ascoltatori sono in attesa. Assolutamente. Dopo, quando vedrete Claudia qui, non si sa cosa potrà succedere. Noi allora. Dal Giappone, dalla Cina. Allora, mi raccomando, Gabriella. Massima serietà. No, a te non ti crede. Tu non sai, siamo inciampati nei fili e quindi abbiamo sconnesso tutta la radio. Insieme. No, perché sembra strano che parliamo insieme. No, siamo in viva voce perché stiamo risolvendo. Silenzio. Stiamo risolvendo. Vediamo, squilla? Non sento niente, secondo me ha staccato il telefono. Pure dovrebbe svegliarsi. Chiamala sul fisso, se no. Non so se non ho, forse non sento. Prova a sentire se squilla. Sì, sta squillando. Sì. Senti? Ha risposto. Non so come. Ecco. Claudia. Buongiorno. Sei sveglia? Ah, ecco. Senti, noi ti volevamo dire delle cose. Ti passo Gabri, Gabri, vai. Claudia? Claudia, ci sei?
io non ti sento. Gabriele. Sì, purtroppo abbiamo un problema tecnico, lo dobbiamo dire. Cioè, guarda, adesso succede quello che abbiamo detto. Che non è chiamato, che ci volevamo fare uno scherzetto. Non sentivo, lo sapevo noi quattro. Purtroppo non riusciamo. Siamo io, Ilaria e Gabriella. Abbiamo fatto questo scherzetto per ricordare, insomma, ti stavamo nominando, ci mancavi un po'. Purtroppo non riusciamo a sentirti, mia cara Claudia. Comunque ti abbiamo svegliato. Ti abbiamo, diciamo, svegliato, adesso riattacchiamo. Beh, così riattacchiamo, benissimo. Benissimo. Abbiamo provato a fare uno scherzo telefonico, ci è riuscito, direi, malissimo. Comunque, bene, allora, Claudia l'abbiamo svegliata, ma comunque si doveva svegliare perché a breve deve essere, allora, qui. Allora, se volete possiamo chiamare Francesco Senatore, che aveva detto che avrebbe chiamato. Non ha chiamato, noi ci vendichiamo e lo chiamiamo. Va benissimo, Ilaria, okay. Dai, proviamo un'altra volta. Proviamo, però se abbiamo gli stessi problemi tecnici, non so. Non lo so, forse magari dobbiamo, non lo so, vediamo un pochettino. Ah, al limite, scusa, facciamo una chiamata col cellulare viva voce, buonanotte, certo, faccio così? Poi bene. Tra l'altro Francesco, okay, Senatore è un'altra guida di Federtrek. Accompagnatore, eh? Accompagnatore volontario. Accompagnatore, ah, sì, è vero, adesso mi sbaglio, però escursionista volontario. Sì, però intendevo guida perché insomma ci guida molto bene nei cammini. Ecco, li stiamo anche sponsorizzando tanto, quindi ci deve rispondere. Bene, quindi noi la pausa sempre non la vogliamo fare, la musica non gliela vogliamo far ascoltare. Sì, adesso sì, solo questo, sì, ultimo, soltanto quest'ultimo ascoltatori. Quest'ultimo risveglio. Una scossa emotiva proprio. Ecco, facciamo, vediamo. Silenzio. Diciamo tutti scossa. No, emotiva, no. Vediamo. Buongiorno. Poverino. Adesso vieni qui. Buongiorno. Ascolti. Allora, guarda che sei in diretta su Radio Impegno, caro. Ciao, Francesco. Ci ascolti. E tu non dormivi, hai la voce squillante. Ero nel dormiveglia. A quest'ora nel dormiveglia, ma sono le 4:25, Francesco. Mi sto perdendo, Ilaria? Sì, ci sei? Oi? Adesso sì. Adesso. Ok. No, complimenti per il dormiveglia, diciamo. Sì. Senti, allora, cosa hai sognato? Che cosa ho sognato? Una cosa, ho avuto un flash strano, però me lo devo ricordare. Ecco, allora, mentre te lo ricordi, Francesco, sono Chiara. Stavo ripassando un po' l'escursione, la presenza di ieri, un'escursione che siamo andati a verificare con altri accompagnatori. E dove sei stato per i nostri milioni di ascoltatori? In un bellissimo posto che è il Montenavigna. Mm-hmm. Che spuntavano una meraviglia in questi prati verdi e poi i due laghi bellissimi, perché arrivi dalla vista e puoi vedere i due laghi, sia il lago del Turano che il lago del Salto. Ma sai che questa telefonata è incredibilmente collegata al resto della trasmissione, perché noi ci collegheremo con una accompagnatrice dell'associazione Camminando Con, che ci racconterà. Esatto, e quindi ci racconterà qualcosa proprio di questi stessi luoghi di cui tu stai parlando. È tutta una connessione, guarda. Allora, vedi? Niente a caso. C'è qui Chiara che sta spasimando per farti una domanda che non no, so cosa. No, ma possa in realtà io ho parlato benissimo di lui, capito, Francesco? Quindi, cioè, mentre facevamo lo scherzo, provavamo a chiamarti, io continuavo a elogiarti. Ecco, ti fischiavano le orecchie? Stavo dormendo, vabbè, mannaggia. Allora, se Chiara ti voleva elogiare, tutto una specie di, non so, di c'era qualcosa che sentivo che nell'aria delle vibrazioni, delle scosse emotive. Qui, guarda, è stata una serata fino a questo momento ricchissima, quindi la prossima volta devi venire anche tu. Va bene, ci sarò la prossima volta, con vero piacere, guarda.
Francesco, ti volevo dire, io sono Gabriella. Gabriella. Che non puoi dormire, noi andiamo in onda tutta la notte, ti chiamiamo e tu dici che stai dormendo, almeno potevi far finta che eri sveglio e ci stavi ascoltando. Anzi che ha risposto e non ha attaccato, guarda. La prossima volta. E quindi non, come dice l'aria, ero lì ricettivo nell'attesa di che accadesse qualcosa. Perfetto, e qualcosa è accaduto, è accaduto, hai visto? Va bene. Grazie Francesco. Grazie, Francesco. Grazie, adesso noi ti salutiamo e ti auguriamo di riaddormentarti sicuramente, va bene? Va bene. Tu cosa ci auguri? Una buona continuazione di trasmissione e una buona giornata, appena arriverà la luce anche. Scusa, domani tu che fai? Un cammino? Domani sarò qui a Roma e andrò con il Movimento Tellurico. Ah, già, è vero. Una cittadina tra il Quadraro e Tor Vignattara. Andremo a Casale Garibaldi e ripercorreremo un po' di storie dei quartieri, tra persone e... molto bella. A che ora è l'appuntamento? Così magari ti raggiungiamo. 8:45 a Porta Furba. Ok, Chiara, l'hai segnato? Sì, no, io infatti volevo dire questo, che Claudia poi ne parlerà, intervisterà anche Enrico Sgarella Del Movimento Tellurico. Allora noi abbiamo già la notizia coperta più tardi. No, per dire che comunque se ne parlerà, che è tutta veramente una connessione di percorsi notturni, ecco. Vedi, tutto torna. Adesso è appena arrivata un'altra... Altra cosa che volevo dire è che domani, anche se qualcuno domani volesse venire, nel pomeriggio ancora è aperta la mostra al Parco dell'Appia Antica. Che ne abbiamo parlato, lo sai, abbiamo aperto, non sai, la trasmissione ha aperto con questa notizia della mostra fotografica, quindi proprio, niente, era come se fossi qui praticamente. Va bene, allora un abbraccio e buona continuazione di trasmissione. Grazie. Un abbraccio a te e buonanotte. Grazie. Ciao. A proposito di anticipazioni, poi mettiamo un po' di musica, è arrivata una nostra volontaria, esatto. Se vuole venire qui. Se avete visto qualcuno camminare alle spalle di Ilaria, era una presenza che adesso viene a farci compagnia. Vai vicino ad Ilaria. Suona la chitarra. Se ci fosse stato il pianoforte l'avrei suonato. È vero. La chitarra no. Diamo il benvenuto a Claudia Berardi. Eccola, le cuffie, metti di tutto, sei in diretta assolutamente. Diretta? La tua prima diretta? In diretta? Sì, la mia prima diretta. Ma questa radio ci sta piacendo, vedo che non vogliamo abbandonare la postazione, diciamo che vogliamo fare la pausa, mettere la musica. Sì, ma sì, no, scusate, ci sono apparsa dietro, ma non sapevo, insomma. Senti, ma vuoi dare, già che sei arrivata prima delle altre tue compagne che sono invece lì a dormire, secondo me, vuoi dare una piccola anticipazione su quello che ci direte dopo? Sì, più tardi ci sarà una rubrica nuova che si chiama Ricette in cammino, e quindi con questa ricetta ispirata da un libro di Eleonora Saggioro che si chiama 50 ricette, 50 rifugi, accostiamo i rifugi appunto alle ricette che ci propongono, poiché appunto abbiamo visto che il rifugio non è inteso soltanto come un punto di sosta, un punto di arrivo dopo un percorso, ma anche può essere inteso come una vetrina che espone dei prodotti che sono appunto prodotti del territorio, quindi anche le ricette fanno parte della cultura di un popolo, di un territorio e della tradizione. Quindi parleremo di due rifugi che sono stati selezionati in questo libro di Eleonora Saggioro, e ci sarà un'intervista in diretta ad uno dei due rifugi e poi leggeremo la ricetta, così i radioascoltatori, se vorranno, potranno anche cimentarsi in cucina magari
domani, domenica. Ottimo, perfetto. Allora diamo questo appuntamento per questa rubrica alle 5:30 e ricordiamo quindi di nuovo che ascolteremo poi quali sono i prossimi eventi FederTrack e avremo infine il collegamento con il presidente FederTrack Paolo Piacentini, che ha terminato proprio in questi giorni un percorso che ha attraversato i territori terremotati, quindi veramente rimanete con noi, ascoltateci perché abbiamo tante cose ancora belle da dirvi. E adesso vi lasciamo con la musica e ci rivediamo, ci risentiamo tra una mezz'ora, tra una mezz'oretta. Alle 5, esatto. Il collegamento con gli accompagnatori FederTrack. Esattamente, giusto Ilaria. Ok. Benissimo. Buon ascolto. Buon ascolto.